Ciao a tutti amici di App Video Review, oggi andremo a recensire Flick Kick Rugby, il fratello di Flick Kick Football, sempre disponibile in App Store a 79 centesimi e Universal App, quindi utilizzabile sia su iPhone che su iPad, sia di prima che di seconda generazione, alla stessa risoluzione grafica. Bene, andiamo subito a vedere il gioco. Anche qui si configura con Game Center e OpenFaint, però diciamo che c'è una differenza per quanto riguarda la modalità arcade. Andiamola subito a vedere. La dinamica di gioco è sempre la stessa, noi non dovremmo fare altro che fare uno swipe verso l'alto per calciare appunto la palla nella porta. Solamente che qui non dovremo cercare di fare più punti possibili, ma lo scopo sarà quello di cercare di effettuare tutti i 25 tiri in maniera impeccabile. Abbiamo 5 vite, quindi una volta che abbiamo perso tutte le 5 vite, la partita finirà. Come potete vedere, il gameplay è veramente semplice. Anche questo è un ottimo passatempo. La modalità arcade è divisa in 5 livelli, appunto, ogni livello ha a disposizione 5 tiri, in questo caso ho sbagliato. Vediamo subito la schermata. Abbiamo, vabbè, oltre che avere il pallone qua al centro dello schermo, abbiamo anche la distanza tra palla posizionata e la porta e anche il vento. Ovviamente, guardando il vento, quindi in questo caso vira verso destra, dovremo cercare di dare un effetto proprio per cercare di segnare in maniera impeccabile senza poi dover magari uscire, quindi non mirare bene la porta o prendere addirittura i pali. Nella parte alta dello schermo abbiamo il nostro high score, il punteggio della partita in corso e poi il totale dei palloni che abbiamo calciato, quindi in questo caso siamo a livello 2. Il primo tiro l'abbiamo sbagliato, quindi avremo una palla rossa, mentre per quanto riguarda i restanti tiri avremo una palla bianca, mentre per quanto riguarda poi l'ultimo tiro messo a segno uscirà una palla oro. Usciamo, andiamo a vedere le altre due modalità. Abbiamo Sudden Death e Time Attack. Sudden Death, in sostanza, noi non dovremo far altro che migliorare il nostro punteggio. Quindi, in questo caso, noi tireremo come facciamo prima. Solamente che se noi sbagliamo, il punteggio, si azzera automaticamente e dovremo così ricominciare da capo. Se poi, ovviamente, ci stufiamo di giocare in questa modalità, basterà premere il pulsante pausa e uscire. L'altra modalità, Time Attack, semplicemente noi avremo 2 minuti di tempo e in quei 2 minuti di tempo non dovremo far altro che, anche in questo caso, migliorare sempre di più il nostro punteggio. Poi abbiamo l'opzione My Flick Kick con le statistiche, le leaderboards di OpenFaint e le leaderboards e gli obiettivi di Game Center. Rapida occhiata alle opzioni. Possiamo scegliere se vedere lo stadio di giorno o di notte, scegliere se attivare o meno l'audio, i crediti e le opzioni finiscono qua. Poi andando su More Game potremo vedere altri giochi della Software House. Come potete vedere, c'è Flick Kick Football, Flick Kick Chelsea appena uscito e così via. Bene, la recensione si conclude qua. Io vi saluto. Ciao a tutti.